crediamo che sia intanto inconcepibile che si continui a far finta di nulla e che si voglia derubricare questo evento a mera calamità naturale. Non è così. Qui si parla di un argine rotto rispetto a un intervento che non è mai stato concluso in 3 anni e che era stato definito urgente dallo stesso presidente Bonaccini in qualità di commissario contro il dissesto idrogeologico. Mi preme far presente anche che la sistemazione di un argine non è ovviamente un atto secondario, nel senso che è a tutela dell'incolumità pubblica. Ora, la cosa che mi pare particolarmente strana è che ancora oggi nessuno abbia aperto un fascicolo, quando in casi simili, penso per esempio a Lentigione, in 4 giorni la procura si è attivata in autonomia. Ora, noi ci viene detto che questo è un evento straordinario, in realtà l'unica cosa straordinaria è il ritardo con cui sono stati fatti i lavori. Trovo particolarmente grave le dichiarazioni dei sindaci, delle due sindache di questa mattina, che addirittura chiedono al Movimento 5 Stelle di non disturbare la magistratura e si accontentano di una relazione della regione, che è l'ente che doveva assicurare che quei lavori fossero completati in tempi utili. Ci pare particolarmente assurda questa teoria. Noi abbiamo chiesto a livello politico una commissione d'inchiesta che ci è stata negata. Oggi non possiamo fare altro che depositare un esposto e sperare a questo punto che la magistratura non si volti dall'altra parte e apra un fascicolo e indaghi, soprattutto per gli alluvionati che ancora oggi hanno a che fare con fango che ha colpito le proprie abitazioni e le loro attività produttive.